Chiamo invece a questo punto il professor Carlo Dadda, professore emerito dell'Università di Bologna, ecco qui, che viene qui da noi perché lui peraltro ci dirà molto chiaramente come il settore immobiliare è propulsivo di sviluppo anche sul PIL. Ecco il professore, prego. No, no, guardate, è imprudente applaudire prima che uno parli. Vi ringrazio. Io poi non penso di accarezzare le vostre emozioni. Il programma di questo convegno suggerisce che se riparte l'immobiliare, riparte l'Italia. E io credo che ci sia in queste parole un'intuizione molto condivisibile. In particolare se riteniamo che la ripresa dell'immobiliare coincida con la ripresa dell'attività edilizia in senso proprio. Credo che l'invito da parte del Presidente Righi a svolgere un intervento nel convegno di oggi prenda origine da un saggio scritto poco più di un anno fa insieme al professor Paolo Bosi e presentato all'Accademia Nazionale dei Lincei, che sottolineava il possibile ruolo del sostegno della domanda in una congiuntura avversa, come continua a essere quella odierna, caratterizzata dalla presenza di elevato debito pubblico. Mi rifarò dunque a quel contributo che credo mantenga il suo significato in un contesto generale di grande preoccupazione, non soltanto per il futuro del tessuto produttivo del Paese, ma anche per la vita quotidiana di molte famiglie limitate nella capacità di spesa dalla elevata disoccupazione. Da anni il peso del debito pubblico riduce pesantemente la possibilità di ricorrere a politiche di sostegno della domanda da parte dello Stato. E comprensibilmente molti osservatori guardano con sospetto all'idea di un indirizzo pubblico della domanda nel timore che ciò possa ulteriormente aggravare l'entità del disavanzo pubblico. I provvedimenti del governo oggi in carica si sono concentrati su riforme strutturali riguardanti il funzionamento dei mercati e la promozione della concorrenza. Queste misure non mancheranno di produrre i loro effetti favorevoli nel medio e nel lungo periodo, ma i tempi di efficacia rimangono incerti. Quando le prospettive sono depresse, non è facile convincere le imprese e in generale i soggetti privati di spesa a guardare con fiducia il futuro. Per questo ritengo ci sia un ragionevole spazio per provvedimenti capaci di produrre effetti rapidi. Ecco il nucleo della proposta che desidero presentare. Sostegno pubblico della domanda e necessario contenimento del debito pubblico possono a prima vista apparire come i termini di un dilemma irresolubile: o si sostiene la domanda o si risana il bilancio pubblico, ma a ben guardare una possibile via di conciliazione dei due obiettivi esiste. Il settore privato dell'economia può essere indotto ad accrescere temporaneamente la propria spesa. Il meccanismo di determinazione della domanda complessiva e quindi dell'intero prodotto nazionale, come Keynes ha insegnato, si basa su due fattori principali: l'entità della spesa che chiamiamo autonoma, cioè non provocata dal reddito, e la misura del cosiddetto moltiplicatore della spesa, tanto più elevato quanto più alto è il rapporto consumo-reddito delle famiglie. Se lo Stato è in grado di accrescere in modo temporaneo il rapporto consumo-reddito delle famiglie, la spesa autonoma delle imprese, anche in presenza di una spesa pubblica invariata o molto lievemente aumentata, può venire realizzato un sensibile aumento della domanda complessiva e in definitiva dell'intero prodotto lordo. Si tratta dunque di indurre le famiglie, quelle che ordinariamente risparmiano, ad accrescere il consumo, per esempio anticipando spese che comunque rientrano in un piano di spesa futura. Tipico è il caso dell'intenzione di acquistare l'abitazione nell'orizzonte di alcuni anni.
Lo strumento con cui indurre le famiglie ad anticipare talune spese durante la fase recessiva può essere un abbuono fiscale, evidentemente concesso in una misura compatibile con i propositi di gestione consapevole e prudente del bilancio pubblico. L'abbuono fiscale al quale faccio riferimento potrebbe essere applicato in sede di dichiarazione annuale dei redditi e consiste in una deduzione dal reddito tassabile commisurata a un insieme di fatture pagate nell'anno cui si riferisce la tassazione. Un esempio può risultare chiarificatore. Chi sarà in grado, diciamo nel 2014, di presentare fatture pagate dell'anno 2013 per l'acquisto di un'abitazione di nuova costruzione, potrà dedurre dal reddito dichiarato all'amministrazione fiscale, poniamo il 50% delle spese documentate. Alla stessa stregua si possono accettare fatture relative a lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. L'importante è che si tratti di fatture cui corrisponda la produzione di valore aggiunto, non fatture relative alla semplice compravendita di beni già esistenti. È naturale che immediatamente sorge il problema di accertare quanto una simile misura possa peggiorare il gettito fiscale. Per un perfetto disegno della proposta si dovrebbe trattare di spese straordinarie in senso macroeconomico. I consumi nazionali in sé includono sempre una quota di spese straordinarie rispetto alle abitudini dei singoli consumatori. Ma qui, parlando di spese straordinarie in senso macroeconomico, intendiamo fare riferimento a spese straordinarie eccedenti quelle che vengono abitualmente intraprese. Se fossimo veramente in grado di provocare, attraverso un opportuno abbuono fiscale, spese che altrimenti non verrebbero fatte o verrebbero fatte in un tempo futuro, non vi è dubbio che a tali spese corrisponderebbe nuovo valore aggiunto prodotto dai soggetti che emettono fattura. Quindi il rischio di caduta di gettito fiscale non esisterebbe affatto. Alla luce dell'analisi keynesiana è anzi probabile che il moltiplicatore delle spese di cui discutiamo risulti superiore all'unità, provocando potenzialmente un aumento, seppure contenuto, delle entrate pubbliche. Naturalmente non esiste un mezzo semplice per distinguere spese fatte perché esiste l'incentivo fiscale e spese che verrebbero comunque fatte. È però presumibile che in anni di faticosa uscita da una recessione le spese di tipo straordinario tendano a ridursi e che pertanto quelle che si realizzano rispondano in modo prevalente all'esistenza di benefici temporanei. Anche l'indicazione specifica da parte dell'amministrazione fiscale delle spese ammesse può aiutare a selezionare spese che in assenza di un beneficio non verrebbero fatte. E in ogni caso può essere ragionevole porre un limite massimo all'abbuono, ad esempio prevedendo che l'abbuono non possa superare una conveniente percentuale, ad esempio il 10% del reddito complessivamente dichiarato. Si osserverà che poche sono le famiglie in grado di essere incentivate a significativi anticipi di spese straordinarie per mezzo del meccanismo di cui sto discutendo. Va però considerato che vi sono aree sociali riconducibili al lavoro autonomo, che includono professionisti e tecnici specializzati, che potrebbero ridurre la loro quota di evasione fiscale, a ciò incentivate dalla possibilità di accrescere il beneficio fiscale conseguito. Esiste inoltre la possibilità per il legislatore di favorire mediante incentivo temporaneo le famiglie che intendono contrarre un mutuo per realizzare una importante spesa di carattere straordinario, quale l'acquisto dell'abitazione. L'incentivo alla accensione del mutuo potrebbe consistere in un contributo a fondo perduto in conto interessi pari al 50% degli interessi medesimi per il periodo, poniamo, di 3 anni. Il fatto di rivolgere ai contribuenti un'offerta di carattere temporaneo contribuirebbe a fare nascere la convenienza ad anticipare la spesa straordinaria. Il provvedimento che introduce l'incentivo dovrebbe dichiarare esplicitamente gli anni fiscali per i quali vale l'offerta, ad esempio gli anni 2013 e 2014. Quanto potrebbe pesare sul bilancio pubblico un simile incentivo?
Si può osservare che un onere per il bilancio pubblico annuale di un solo miliardo di euro, dunque nell'ordine di un decimo di una di quelle manovre che vengono dichiarate leggere, destinato a un contributo annuo in conti interessi dell'ordine del 2,5% dei mutui assistiti e a coprire una quota delle spese contrattuali per l'accensione dei mutui casa, potrebbe facilmente attivare un ammontare di nuovi mutui per una entità di poco inferiore a 40 miliardi di euro, vale a dire corrispondente a 2 punti percentuali dell'intero prodotto nazionale. Ma non è detto che un aggravio di bilancio pubblico, seppur contenuto, sia comunque necessario. A dire il vero, nello scritto al quale mi sto riferimento, sto facendo riferimento, quello di un anno fa, avevo anche insistito sulle modalità di regolamentazione del sistema dei pagamenti al fine di ridurre l'uso del contante, contenere l'evasione e rendere meno cogente la morsa del debito pubblico sulle uscite pubbliche necessarie a sperimentare nuove iniziative nel campo degli incentivi. Si tratta di una strada lungo la quale gli ultimi governi hanno mosso alcuni passi. Ulteriori avanzamenti sarebbero proficui, ma in questa sede preferisco non entrare nel merito perché necessariamente la nostra attenzione è concentrata sul settore edilizio. È stata indicata nell'acquisto della casa e nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria la più ovvia area di applicazione dell'abbuono fiscale che qui viene proposto. Adeguamento igienico-sanitario e messa a punto degli impianti dovrebbero essere compresi. Lo stesso dicasi per lavori di isolamento termico, sostituzione di serramenti con serramenti isolanti, installazione di pannelli solari e impianti per la produzione di energia. La fatturazione di questo tipo di spese potrebbe essere effettuata sia ai contribuenti sia alle amministrazioni condominiali che potrebbero certificare pro quota la parte attribuibile ad ogni condomino. L'indicazione prioritaria di spese connesse al settore costruzione si giustifica sia sotto il profilo della profonda aspirazione alla proprietà della casa, sia sotto il profilo del maggiore coefficiente di attivazione produttiva specifico di questo settore, come ha dato una qualche idea all'inizio della nostra giornata i grafici che erano stati proiettati sul movimento, diciamo, del settore edilizio. Ma per prossimità al settore delle costruzioni si potrebbe trattare in modo analogo le spese per la messa a coltura di terre incolte, per il rimboschimento e per il miglioramento agrario, per l'allacciamento agli impianti di distribuzione di acqua e gas. Alcune deduzioni fiscali per diversi degli interventi qui ricordati sono già contemplati dalle leggi vigenti. Si tratterebbe in questi casi di estendere temporaneamente l'area e l'entità delle deduzioni fiscali e nel medesimo tempo di semplificare le modalità di ottenimento degli abuoni. Infine, poiché tutta la proposta illustrata si può compendiare nella ricerca di modalità attraverso le quali accrescere la spesa effettuata dal settore privato dell'economia e non esclusivamente dalle famiglie, l'abbuono fiscale potrebbe essere offerto sempre in modo temporaneo anche alle imprese che esibissero fatture relative a spese che verosimilmente, in assenza di incentivi, non verrebbero effettuate. Ad esempio, spese per interventi destinati alla riduzione dell'inquinamento, al conseguimento di risparmio energetico, alla produzione di energie alternative. È facile osservare che un ampio insieme di abbuoni fiscali previsti a favore di contribuenti privati e imprese che più di ogni altro sono in grado di spendere appare poco coerente con il principio generale della progressività della tassazione, secondo il quale tasse percentualmente maggiori devono essere richieste a chi è maggiormente provvisto di reddito. Questo limite della proposta deve essere riconosciuto. Si osserverà tuttavia che la proposta prevede una deroga in ogni caso temporanea dal principio della progressività della tassazione. La collettività si trova in una circostanza di grave bisogno di accrescere il livello dell'attività economica per contrastare la disoccupazione e effettua uno scambio con le aree della società
e del sistema produttivo che sono in grado di contribuire all'aumento della spesa. Il provvedimento proposto comporta un beneficio, attento anche alla rilevanza strategica di alcune categorie di spesa, e nel medesimo tempo implica il temporaneo sacrificio di un principio generale. Si tratta di valutare politicamente se il sacrificio sia proporzionale al beneficio. La convinzione mia e del professor Bosi, che con me aveva messo a punto questa proposta, era ed è che in presenza di una grave recessione il valore dei benefici prevalga. Per concludere vorrei fare riferimento a un esercizio di simulazione che al tempo della nostra proposta era stato fatto per mezzo del modello econometrico di Prometea, che è un'associazione di previsione. Si immaginava che a partire dall'anno di realizzazione della proposta e per 2 anni successivi venissero offerti contributi rispettivamente di 500 milioni, 1 miliardo e di nuovo 500 milioni in conto interessi sui mutui relativi alla casa. Dunque è soltanto questa parte della proposta che è stata sottoposta a una sorta di esperimento numerico. Gli effetti sulla crescita sono notevoli nella simulazione, 1/4 di punto percentuale di PIL in più di quello altrimenti raggiunto nel primo anno, 0,5 punto percentuale nel secondo, circa 1/3 di punto nel terzo anno e 1/10 di punto in più nell'anno in cui il sostegno cessa. Nel medesimo tempo si manifesta un maggiore indebitamento pubblico di quasi 250 milioni nel primo anno, seguito da minore indebitamento rispettivamente per 250, 680, 335 milioni nei 3 anni successivi. Dunque, in senso cumulativo, la manovra finisce ad avere un costo contenuto in termini di indebitamento pubblico. Questo risultato è dovuto al fatto che, incentivate dagli abbuoni, le maggiori spese aumentano il PIL e dunque aumentano la base fiscale. Come il PIL, anche l'occupazione consegue qualche vantaggio dalla manovra, circa 1/3 di punto percentuale, corrispondente a qualcosa come 65.000 occupati in più. La manovra di sostegno dell'economia è concepita come temporanea. Trascorso 3 anni lo stimolo cessa, ma la sua funzione è quella di affrettare il ritorno dell'economia sulla sua linea di tendenza. Se questo risultato è raggiunto, l'aspettativa, a nostro parere ragionevole, è che i miglioramenti conseguiti si mantengano. La simulazione presentata si estende fino al 2014 e conferma l'aspettativa favorevole. Non vorrei naturalmente esagerare nella sostenere la rilevanza di un esercizio svolto. Ogni costruzione di uno scenario futuro dipende da un insieme di ipotesi necessarie per utilizzare uno strumento previsivo. Nel caso specifico, la più rilevante delle ipotesi fatta è quella di un utilizzo pieno degli stanziamenti per contributi a fondo perduto per interessi. La plausibilità di questa ipotesi è in parte non piccola conseguenza dell'abilità con cui la proposta economica si traduce in norme fiscali. Ho terminato e non rompo ulteriormente.